Noah Pothoven viveva ad Arnhem, Olanda. Aveva 17 anni e dopo una vita segnata da violenza, depressione, anoressia e tentati suicidi, ha scelto di lasciarsi morire di fame e di sete. I quotidiani olandesi per giorni non hanno parlato della sua morte, eppure in Italia da ieri è su tutte le prime pagine. A metà giornata su Twitter è intervenuto persino il Papa. A fare della sua tragedia una notizia ha contribuito forse la parola eutanasia nei titoli di giornale che raccontavano la sua morte. In realtà Noah l'eutanasia l'aveva chiesta 2 anni fa, ma i medici avevano detto no, le sue condizioni non erano irreversibili, la sua sofferenza poteva essere alleviata. La depressione e il malessere per Noah cominciano a 11 anni in seguito ad abusi sessuali di cui non parla ai genitori. Lisette e Franz vengono a saperlo solo 2 anni fa. Trovano le lettere di addio e scoprono così del proposito di Noah di terminare la sua vita. Per farla reagire la convincono a scrivere un libro, Vincere o imparare. Nell'autobiografia racconta la violenza subita a 14 anni e soprattutto l'orrore dei numerosi ricoveri in reparti psichiatrici, dove la priorità è impedirle il suicidio e non curare il suo disturbo post-traumatico. Proprio ieri il Ministero della Salute olandese ha avviato un'ispezione, non per l'eutanasia, ma per capire se ci siano stati o meno errori nelle cure ricevute da Noah. A dare notizia della sua morte è stato il quotidiano Gelderlander, finora unica fonte della storia. Dalla scarna ricostruzione si evince che i genitori, questa volta, abbiano scelto di non fermarla alimentandola artificialmente. Lei, Noah, a suo modo, lo aveva annunciato su Instagram. L'amore in questo caso è lasciarsi andare, ha scritto nel suo ultimo post. Non sono viva da tempo, respiro, ma non vivo più.